Allora, questa sala particolare cos'è? Sala multiplex, allora uno dei tre compiti di Westar era le comunicazioni. Qui arrivava il segnale dai siti esterni e poi e qui venivano smistate e poi sì, e c'erano prima con telescriventi, quindi un fonetico manuale, poi digitale, quindi con i PC, e sì, e arrivavano dei messaggi per l'utilizzo anche delle armi nucleari, come per esempio lo SCARS 1 o lo SCARS 2, oppure l'ASI NATO Troposcatter Relay Station, cioè un sistema di comunicazioni che utilizzava la troposfera e che in Italia c'erano oltre 10 stazioni ad alta quota, ad esempio a Montegiogo, tra l'Appennino Toscano e Emiliano, oppure Dosso dei Galli, che prendevano un segnale della troposfera e lo rilanciavano. Era un segnale importante, cioè il NATO Early Warning, cioè per l'utilizzo delle armi nucleari. Poi da qui, per esempio, c'erano altri due siti, il TLR, T trasmissione era ricevente, T era Sant'Anna del Fedo, R Erbezzo, quindi sulle montagne attorno a Verona. Il T serviva per dare la comunicazione alla sesta flotta a Gaeta e l'R per ricevere le informazioni. Quindi era fondamentale che Westar fosse bunkerizzato come sito di comunicazioni per evitare che ci fossero dei disturbi esterni. Poi da qui partiva un cavo che andava a Buca e Croce San Michele, che è poco lontano, e lì che erano le orecchie di Westar, cioè da lì partivano i segnali verso o Cavriana o altri siti, perché il sito A è Backyard, cioè il bunker alternato di Westar, nato prima nel 53 e chiuso prima nel 2000, che è a Grezzana. Quello non era antiatomico perché non aveva la blast door, però era sempre un centro assolutamente uguale a Westar, solamente a un piano terra solo. Mentre gli altri siti, oltre al B che è Westar, della C in poi, tutti i siti delle comunicazioni, cioè bunkerizzati, dove c'era un sistema di comunicazione 114 e poi 114F. Poi tutto è stato surclassato dall'utilizzo del satellite. Ok, ma le comunicazioni erano via cavo? Via cavo e via data link. Ed erano, potevano essere in chiaro o criptate, era fondamentale la criptazione, ecco perché avremo delle sale dietro Westar con classe 1 di riservatezza, perché lì arrivavano prima tramite messaggio con telescrivente e poi con PC materiale classificato NATO Atom, cioè durante le legislazioni per l'eventuale utilizzo delle armi nucleari. Quello era proprio stato la cosa fondamentale della guerra fredda, il pericolo della guerra fredda, cioè l'utilizzo delle armi nucleari. Ok, ma questa stanza riceveva le comunicazioni tra i quartier generali o con le forze operative? Tutti e due, perché questo qui diventava in caso di guerra il comando delle forze terrestri, alleate, terrestri, navali e aeree. Quindi qui era come fosse una caserma esterna, qui gestivano i comandi, per facciamo l'esempio con l'esercito, con terzo, quarto, quinto corpo d'armata, che erano i tre corpi d'armata in caso di guerra, FTASE, forze terrestri alleate in Sud Europa, con sede a Verona nel 1951-99, avrebbero gestito la guerra, quelle erano forze a disposizione, però queste forze erano a disposizione solamente in caso di guerra, in caso di tempo di pace, FTASE non aveva forze operative. Ho capito, chiaro.